Il tempo di Pasqua ci fa compiere una lenta e graduale assimilazione del mistero di Cristo in noi, per ravvivare l'impulso del nostro battesimo e per consentire alla parola di Dio di espandersi nella nostra vita, in quella degli altri e anche dentro la storia. Attraverso la celebrazione della memoria del Signore risorto e con la pratica del digiuno, Barnaba e Saulo sono chiamati a portare altrove la buona notizia della risurrezione di Gesù. In questa barca che, come raccontano gli Atti, va libera e fiduciosa verso nuovi mari, vediamo un'immagine di quello che lo Spirito sempre vuole suscitare nella vita dei credenti, per essere testimoni del Vangelo. Nelle parole con cui Gesù istruisce i suoi discepoli prima della passione, possiamo invece riconoscere quanta mitezza sia necessaria per saper comunicare ad altri la verità del Vangelo senza alcun protagonismo, anzi, lasciando che ciascuno abbia il tempo e il modo di fare il suo cammino verso il volto del Padre. Il segno di un annuncio fatto nello Spirito è sempre quello di non rimanere mai troppo delusi e non formulare alcun giudizio quando le nostre aspettative non vengono corrisposte. Per entrare in questa grande libertà interiore non c'è altra via che quella percorsa dalla barca di Barnaba e di Saulo, disposta a salpare senza in realtà sapere dove lo Spirito li condurrà. A questa disponibilità di poter andare verso altro e verso altri, si possono riferire le parole del Vangelo, che descrivono l'annuncio proprio come una luminosa espansione di vita. Non c'è davvero simbolo più potente della luce per indicare quello che un cristiano è chiamato a essere, un figlio di Dio amato, che si trova a essere sempre più liberamente, ma anche sempre più creativamente, occasione di vita per l'altro. La luce infatti non ha un valore per se stessa, non cerca il proprio interesse, eppure consente a ogni cosa di manifestarsi. Allo stesso modo i discepoli del Signore risorto non si lasciano arrestare dagli ostacoli o dalle insidie che incontrano sul cammino della loro missione, ma vivono per Dio e per gli altri.